Giù le mani dalla Toscana, presentato ieri 2 marzo a Palazzo Ducale il quinto rapporto sui fenomeni di corruzione e criminalità organizzata nella nostra regione. In una sala completamente gremita e alla presenza di numerosi rappresentanti istituzionali, la consigliera regionale Valentina Mercanti, l'assessore regionale Stefano Ciuoffo, il presidente della provincia Luca Menesini, il referente di Libera Toscana Andrea Bigalli e Alberto Vannucci, docente dell'Università di Pisa, hanno presentato il quinto rapporto sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Grande attenzione da parte della regione sullo studio del problema. È un impegno che è stato intensificato, dovuto soprattutto a 2 fattori. Il periodo da cui stiamo uscendo, che è quello del Covid, che chiaramente rendeva le aziende e i territori più vulnerabili, e anche la fase espansiva verso cui ci stiamo avviando, che penso chiaramente ai fondi del PNRR. Queste iniziative come quella di oggi le ritengo fondamentali perché fanno parlare del fenomeno in sé, perché anche i nostri territori purtroppo non sono immuni dalla presenza della criminalità organizzata. Molti i fenomeni di infiltrazione mafiosa studiati sul nostro territorio, ma sotto la lente di ingrandimento del rapporto sono finiti anche il traffico di sostanze stupefacenti, che interessa in particolar modo il porto di Livorno e la gestione dei rifiuti, come dimostrato in quest'ultimo anno dall'inchiesta CEU e dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il distretto conciario di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Il tema che sta in qualche modo trovando un ruolo da protagonista anche per le istituzioni e per la regione è quello dei beni confiscati alle mafie. I beni confiscati alle mafie sono consistenti, la nostra regione sta diventando tipicamente una terra di investimento delle mafie. Fortunatamente i numeri ci dicono che non è una terra di radicamento delle mafie, non ci sono territori controllati dalle mafie, però siamo un luogo a loro gradito per l'investimento e sono investimenti che non vogliamo, sono investimenti che devono essere tenuti lontani e qualora siano individuati devono essere sequestrati ed acquisiti e restituiti alla pubblica disponibilità. In questo senso ci stiamo impegnando fortemente per generare risorse, per mettere in condizione i comuni di proporsi come gestori. A questo proposito, la Regione Toscana è pronta a mettere sul piatto 5 milioni di incentivi, dilazionati in 3 anni, per i comuni che si incaricano del reinserimento dei beni sequestrati alle mafie.